venerdì noi guarderemo e valuteremo insieme a tutte le province ligure, a città metropolitana, i piani che i singoli comuni ci hanno mandato, che sono i piani ovviamente che rispondono agli obiettivi sulla raccolta differenziata e sul recupero della raccolta differenziata della nostra legge Renzi. Cioè, cosa hanno fatto i comuni? Entro marzo ci hanno comunicato i loro rispettivi progetti per aumentare la raccolta differenziata e noi venerdì mattina, in comune accordo con le province, mi auguro una proposta condivisa, distribuiremo il milione che abbiamo stanziato proprio sulla legge per incentivare quegli obiettivi che ricordo a tutti sono del 45% di raccolta differenziata e recupero per tutti i comuni della Liguria al 31/12/2016 e del 40%, avendo riconosciuto una difficoltà diciamo geomorfologica e storica del comune di Genova, appunto di obiettivi che vanno raggiunti al 31/12/2016. Io ho sempre detto che bisogna tenere conto anche di chi ha fatto già i percorsi nel tempo, perché è giusto che si porti attenzione a quei comuni che oggi devono iniziare gli investimenti, ma senza tralasciare chi ha già fatto percorsi virtuosi in passato, che poi è il principio anche della nostra legge, diciamo così, che andremo a discutere nelle prossime settimane qua in Consiglio regionale sull'ecotassa. L'ecotassa stabilisce che i comuni virtuosi che hanno già raggiunto degli obiettivi importanti di raccolta differenziata vedano degli sgravi sugli smaltimenti in discarica, cioè il sistema si alimenta se aiutiamo quelli che non hanno ancora fatto niente a ottenere dei risultati, ma se non ci dimentichiamo che c'è qualcuno virtuoso che ha già fatto degli sforzi notevoli in passato e che magari merita un'attenzione anche economica per un upgrade dei sistemi magari di raccolta piuttosto che raggiungimento di obiettivi come possono essere le isole ecologiche.